Io volevo dire una cosetta, Francesco, perché è vero che fanno sofferenze per le persone più deboli, ma non per le persone più forti. Vi ricordate la vicenda di Radio Vaticana? C'era notizia che leucemie da elettrosmog, ripartono le indagini, tornano all'ufficio del pubblico ministero per ulteriori indagini gli atti dell'inchiesta sull'eventuale nesso fra causalità tra morti per leucemia avvenute a Cesano, zona nord di Roma, e le onde elettromagnetiche emesse dagli impianti di Radio Vaticana. Quando il Wojtyla ha dovuto fare un'ecografia, un altro particolare inedito del libro riguarda la Radio Vaticana e il ricovero di Papa Wojtyla nell'attentato dell'81. Per evitare il pericolo di interferenze durante l'esecuzione di un'ecografia sull'addome del pontefice, l'emittente pontificia interruppe le trasmissioni per tutta la durata dell'analisi. Cioè, per il capo, per il padrone, si può fermare. Per far ammalare le persone di leucemia non si deve fermare. Fate un po' voi qual è il concetto di un cristiano che ha della vita umana. Sì, beh, poi sai, basta appunto preparare persone che sono disposte a qualsiasi cosa. E vogliamo dare una dimostrazione. Noi abbiamo parlato della capacità culturale molto limitate, usando anche i dati della CGIL Scuola relativi agli insegnanti di religione. Ma cosa succede? E allora, il Viminale, il Ministero degli Interni, Viminale laurea in offerta speciale per i dipendenti la convenzione miracolosa con l'Università San Pio V. La notizia la riporta un giornalista che è un certo Gian Antonio Stella, penso che non sia l'ultimo dei giornalisti italiani. Conosco. E di Gian Antonio Stella dice che appunto il Viminale ha istituito appunto questa convenzione in cui si regalano quasi le lauree al personale del Ministero degli Interni con questa università. E dice: questa università non è un'università centenaria, nata nel 1996 con un forte riferimento ai valori cristiani, guidata dai rettori Francesco Leoni, già docente a Chieti e a Cassino, additata da qualche malelingua come vicina all'Opus Dei, alla Cielina Compagnia delle Opere, la San Pio V ha sede in via delle Sette Chiese, e ti pareva, dice il giornalista, ed era già finita sui giornali. Prima i nomi di professori via via coinvolti, da Rocco Buttiglione a Don Giacomo Taradini e avanti. E queste sono università nate non 100 anni fa, ma nel 1996, che possono offrire lauree, termine miracolose, e di Gian Antonio Stella, ai dirigenti del Viminale. E poi si dice appunto che questi qua sono vicini appunto all'Opus Dei o alla Compagnia delle Opere. Non male, Francesco. Non male, non male, no. Anche perché la cosa divertente è che di fronte a queste cose nessun politico ne parla, nessuno si preoccupa della scuola pubblica, anzi c'è la corsa a chi si dichiara più cattolico in questa Beh, campagna sì, c'è elettorale. infatti una cosa abbastanza strana in questa campagna elettorale, una specie di non giochiamoci i voti dei cattolici, che è una cosa che viene sia da destra che da sinistra, ed è in pratica abbastanza fastidiosa questa cosa. Prima o dopo dovremmo metterci anche il dito su questa piaga. Sì, no, ma difatti proprio anche perché, cioè, io ho visto proprio dichiarazioni fatte da politici che diceva: noi siamo più cattolici degli altri. E io invece qui ho qualche notiziola che ci arriva dall'Argentina, a 30 anni dal golpe. Dice la Chiesa Cattolica: pentiamoci degli errori del passato. Adesso? E io c'ho un piccolo trafiletto su una vicenda che forse è abbastanza. Cioè, io questo trafiletto qua l'ho messo nella quarta parte dell'analisi di Paolo di Tarso e la legge. Però sarebbe anche da capire nel rapporto a due che c'è in questo articoletto come i cristiani intendono trasformare la società. Se vuoi, Francesco, Sì, ti no, leggila prendo perché è così. interessante, perché pochi hanno dato questa notizia. Allora, il crocifisso ed elettrodi, le ombre della Chiesa. È un articoletto venuto fuori sulla Repubblica del 18 marzo 2006 e
ed è a firma di Orazio Verbitsky. La scena si svolse lunedì 16 aprile 1979. Il lunedì seguente Graciela D'Aleo arrivò all'arcivescovato di Buenos Aires, allora convenuta. Sequestrata un anno e mezzo prima da un plotone della Marina in una stazione della metropolitana e condotta alla camera di tortura numero 13 della scuola di meccanica della Marina, aveva superato le terribili prove alle quali fu sottoposta senza smarrire la fede. Sei nelle nostre mani, se non parli ti mandiamo in cielo, devi dirci chi sono i tuoi compagni, le diceva il suo interrogatore, il tenente di vascello Antonio Pernias. Mentre le applicava le scariche elettriche alle caviglie fino al petto, continuava a porre domande sulla sua militanza politica e sulle sue abitudini sessuali. La donna gridava Ave Marie e questo mandava su tutte le furie il suo interrogatore. Ne capì il motivo quando vide che l'uomo portava al collo un crocefisso e una medaglietta della Vergine Miracolosa. Nelle due estremità della picana non si manifesta soltanto il peronismo. Si la slegarono, la rivestirono, la ammanettarono e le coprirono gli occhi, la fecero salire su una macchina, sentiva il rumore di armi da fuoco. Dopo aver girato un po' la fecero scendere. L'interrogatore la informò che a causa del suo rifiuto di denunciare i suoi compagni avevano deciso di fucilarla. «Qual è il tuo ultimo desiderio?» chiese. «Che mi togli la benda, voglio vedere come mi ammazzano». «Questo non è possibile, dino un altro», insisté il tenente. Spararono un colpo e qualcuno disse «Che mira pessima». Tirarono la giacca della prigioniera e le ordinarono «Toglietela, la voglio per mia moglie». La fecero inginocchiare, le puntarono un'arma alla tempia e spararono in aria. Ripeterono quella messa in scena per tre volte. Quello scontro in una camera di tortura fra Montonera, che si rimetteva la Vergine, e l'onnipotente ufficiale della Marina con gli ornamenti della medesima fede, testimonia di una profonda frattura nella Chiesa Cattolica. In realtà non è una frattura, è esattamente ciò che la Chiesa Cattolica vuole trasformare la società civile. Ci ha già provato nel Medioevo, dopo è arrivato l'Illuminismo, dopo è arrivato il processo di uscita dall'orrore. In pratica è chi vuole torturare e chi vuole fare l'agnello sacrificale. Fra i macellai e la santità dell'essere macellato. Questo è come la Chiesa Cattolica vuole costruire la società civile, in incubi e in succubi, in modo da poter dominare le persone mediante il terrore, mediante l'odio, mediante la distruzione dell'uomo. E quella vicenda, che questa vicenda di due persone, cioè il torturatore e la torturata, è l'emblema di quello che è la società cattolica. Ed è solo che questo. Sì, beh, basta aggiungere che sul discorso poi dell'Argentina, se qualcuno arrivò a dire, a giustificare la presenza dei sacerdoti per le torture, dicendo che almeno avevano conforto religioso. Cioè, questo anche perché il monoteista interessa sempre che qualsiasi cosa venga fatta nel nome di Dio. Giustamente Vanghini dice troveremo sempre un prete che difende il Gesù Cristo sia dalla parte del fucilato sia dalla parte del fucilatore, e nessuno dei due è in contraddizione o in opposizione, in contrasto, anzi si trova normale che questo avvenga, proprio perché c'è sempre il torturato, il torturatore, che in realtà appartengono alla stessa visione della distruzione, quella del martirio da una parte e quella della distruzione dall'altra, e tutti e due poi sono fedeli alla stessa Chiesa, allo stesso Papa o allo stesso Dio, e non trovano contraddizione, proprio perché il Dio dei cristiani e il Dio di tutti i monoteisti è sempre il Dio della distruzione, della violenza, dell'imposizione. Perciò non si può parlare di contraddizione, non si può dire che uno era un buon cristiano e l'altro era un cattivo cristiano. In realtà tutti e due cercavano di essere i migliori cristiani possibili, quello o di creare sofferenza, di accettare questo. E sicuramente sia il torturato sia il torturatore avrebbe trovato un buon prete, un buon sacerdote che li avrebbe benedetti. Eh sì. E anche assolti. Eh sì, infatti ricordo che uno di questi responsabili di tortura, che era anche responsabile di tutti i preti cappellani che stavano aiutando i torturatori, è tale Pio Laghi. E vi ricordo che quando Pio Laghi fu indicato come responsabile di questa, cioè uno dei responsabili della Chiesa Cattolica delle torture e dell'assassinio delle persone che venivano buttate vive giù dagli aerei, buttate in mare, ricordo che in difesa di questo criminale Pio Laghi intervenne la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, quella criminale assassina delinquente mafiosa
che ancora viene esaltata dai cattolici per la sua miseria e per il suo odio per la società civile che aveva. E questa è una vicenda che proprio, guarda, mi è rimasta un po' qua. Beh, quella di Don Teresa di Calcutta è sempre intervenuta in difesa di tutti quanti i tipi, perché, sai, si parla molto di pensioni, e ricordiamoci che quando Madre Teresa di Calcutta scrisse una lettera a un tribunale dicendo che il truffatore delle pensioni di 24.000 persone in realtà era un buon cristiano e anzi che aveva sempre donato per i poveri, e quando un giudice gli chiese: beh, restituisci i soldi che lei ha avuto, Padre Teresa di Calcutta non rispose e non restituì niente, insomma. Perciò l'importante è creare sempre povertà, di creare sempre appunto persone che siano in sofferenza e che hanno bisogno. Niente, io adesso un attimino continuo mentre Francesco va un attimino a sentire queste persone che sono arrivate in questo momento. Io vi ricordo comunque che esistono sempre notizie folli che alimentano un po' le leggende metropolitane. Per esempio, abbiamo un articolo della Repubblica dell'11 marzo 2006 in cui si annuncia Arca di Noè, la prova dalle foto della CIA, uno studio delle immagini del Monte Ararat scattate dai satelliti, presto una nuova spedizione. Beh, chiaramente una buffonata, proprio perché è una buffonata in se stesso il racconto del diluvio universale della Bibbia. Vi ricordo che è una scopiazzatura, una pessima scopiazzatura di quelli che sono i miti babilonesi, per cui che si continui ad alimentare questo tipo di leggende è dovuto semplicemente all'ignoranza che è propria di ambienti clericali cattolici, insomma. Un'altra notizia che ci viene invece dagli Stati Uniti, mostro di Firenze, caso diplomatico fra Italia e USA. Cosa è successo? È successo praticamente che qualcuno a Firenze stava giocando nell'esistenza di sette sataniche che avessero fatto i morti di Firenze, e chiaramente sono stati questi inquirenti, fra virgolette, sono stati abbastanza ridicolizzati da un libro che viene fuori negli Stati Uniti, perché chiaramente è una buffonata. Lo scrittore americano racconta che sta lavorando con Spezzi a un libro, uscirà in aprile, dove scriviamo che la storia della setta satanica è ridicola. La procura di Perugia riesce ad avere una bozza del libro perché a dicembre scorso indaga Spezzi per omicidio e per aver nascosto l'arma dei delitti, l'ha mai trovata berretta a calibro 22. Preston racconta: sono stato interrogato senza un interprete né un avvocato, il magistrato mi accusava di nascondere con Spezzi la pistola dei delitti, di essere complice degli omicidi, alla fine mi ha detto che ero indagato per reticenza. Cioè, in realtà stiamo scivolando nel ridicolo e nel fuori di testa. Cioè, io capisco che leggere Agatha Christie, leggere i gialli, leggere i film di spionaggi, oppure anche lo stesso Codice Da Vinci, possa prendere le emozioni delle persone, per cui una persona può pensare che ci siano complotti da tutte le parti. È vero che molti complotti ci sono, questo è fuori discussione, ma riuscire ad avere il complotto giusto al momento giusto è un po' difficile. Però sembra che queste persone non... Beh, sai, mi ricordo sempre la figura che fece un magistrato al processo del mostro di Firenze, quando utilizzò un disegno trovato in casa di Pazzani, sostenendo che dimostrava l'animo perverso, la ferocia, la cattiveria di Pazzani, in realtà l'aveva comprato una fiera di paese. Sì, esatto, era la riproduzione di un quadro un po' più famoso, e l'aveva comprata la fiera di paese un po' per... E questa era la prova per la ferocia, per la cattiveria di un tipo impresentabile come Pazzani, però comunque non un certo ascrivibili crimini. Persone impresentabili ce ne sono in tutte le città e ce ne sono decine, capisci? Sì, esatto. Cioè, volendo, possiamo usare chiunque, però al di là che fosse colpevole o non fosse colpevole non è una cosa che ci interessa a noi, però il fatto di aver voluto fare una dietrologia così pesante dietro a una cosa del genere
implica una sola cosa, che c'erano degli altri progetti in realtà che sono falliti. Sì. Perché alla fin fine dopo si viene a pensare questo, capisci? Cioè che si volesse usarli per altre condizioni. D'altronde sa che ci sono i progetti, e quando leggiamo sul Sole 24 Ore, venerdì 17 marzo, la pagella è da rifare se contiene il giudizio sulla religione cattolica. E logicamente il problema è che non è una legge dello Stato, ma è la sentenza del TAR del Lazio che dice che la valutazione va inserita in un foglio a parte. E ora c'è sempre da pensare il perché la religione cattolica deve diventare un metro di misura per delle persone che dovrebbero essere capaci di giudicare, di avere la preparazione e la conoscenza, proprio perché si vuole creare uno Stato integralista dominato dalla visione monoteistica, nel caso nostro, nella condizione appunto cristiana. Ed è questo significativo che non si ponga il valore della scuola pubblica, l'importanza che la scuola pubblica possa fornire un contributo alla formazione dei ragazzi, che possa essere fonte di cultura, ma che in realtà l'importante è che la scuola pubblica sia soprattutto una capacità di dare insegnamento religioso cristiano. Si assumono volentieri facilmente insegnanti di religione quando altri insegnanti rimangono a spasso, insomma, si trovano i mezzi per finanziare gli insegnanti di religione e non per finanziare le scuole, si trovano i mezzi per assumere gli insegnanti di religione e non si trovano i mezzi per gli istituti musicali e via di seguito. E questa è una condizione, una situazione che tutti quanti i politici sono ben attenti a non denunciare, a non fare evidenziare, a non fare emergere, di questa sudditanza a dei valori, a dei principi. Perché quello che è problematico è che anche i laici in realtà alla fine sono cristiani. Questo infatti è una cosa spaventosa da sto punto di vista, in effetti. Cioè che anche i laici sono devoti, perché a me, non lo cito, però un politico che passa per essere molto, molto, molto laico, ho sentito e viene a dire, fa, questo Papa è un Papa non tanto buono, volete mettere Giovanni Paolo II? E questo è considerato uno dei più grandi politici laici italiani. Se poi pensiamo qua al discorso che è uscito un libro, si chiama, ne parla appunto il Corriere della Sera, dice La crociata laicista, basta correre in chiesa. Menu, Matteucci e Messori contrari a posizioni anticristiane. Giorello, non serviamo il Vaticano. E poi se leggiamo le dichiarazioni di Giorello, che ha detto di nessuna chiesa, tra l'altro è un testo che io ho letto, che ho trovato abbastanza superficiale e insignificante, anche se Giorello qualche volta ha avuto dei comportamenti abbastanza giusti, però cosa fa Giorello? Giorello va a esaltare l'opera di Paolo VI. Un altro. Sì. Cioè, allora, questo mi dà da pensare sul fatto che anche i laici non abbiano la percezione della realtà, cioè nel senso che gli basta trovare il parroco che bordo meno e anche loro alla fine credono in Dio e soprattutto nessuno mette in discussione la figura criminale di Gesù Cristo. Sono arrivate delle email che esaltavano dei preti che hanno mandato indietro quelli che sono gli inviti a votare della Forza Italia, cioè senza magari imporsi, forse sa, con un po' di atteggiamento critico. Purtroppo sembra che niente, davanti a delle sciocchezze si è disposti a vendere l'eredità per un piatto di lenticchie, come si dice, come qualcuno l'ha scritto quella volta, no? E purtroppo siamo in quelle condizioni, insomma, con i politici e con i laici, perché in realtà non hanno il senso della vita, cioè non hanno l'intento per il quale si vive, per il quale si combatte, per il quale si ha questa opinione. Perché se io ho un'opinione, ho un'idea, perché ce l'ho? Cioè, questi qua sembra che le vendino come al supermercato. Oggi uno, domani esattamente il contrario, domani il contrario ancora del contrario. Cioè, voi siamo un po' al supermercato, compra il detersivo che ti lava più bianco, questo ti porta più voti, l'altro ti dà la seggiolina da qualche parte. Cioè, vabbè, un po' misera, diciamo così, come scena, no, Francesco? Sì. Eppure il 9 aprile bisogna andare a votare, fate un po' voi. Che dici, Claudio, diamo il via alle telefonate? No, sempre telefonate. Ma tu ami troppo questi radioascoltatori. No. 049-700-700, 049-700-838. Sì, se qualche ascoltatore ha qualcosa da dibattere. Radio Gamma 5? Sì? Sì, buongiorno. Senta, volevo fare complimenti per il programma, perché è veramente è molto bello e l'ascolto proprio con gioia.
Grazie. Grazie. Veramente bravi. Magari le dite anche che per me la Chiesa Cattolica, come qualsiasi chiesa, è una multinazionale e sicuramente non è una discussione di fede o di qualcos'altro. Sono i mobiliari del paradiso e nient'altro. Grazie, sì. Grazie a te. Sì, ma il problema non sono le multinazionali, è il contenuto delle multinazionali, il prodotto che ti propongono e come lo propongono, come lo producono. Ciao, 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 ciao Francesco, ciao. Come sei? Bene? Benissimo, sì. Il giornalaio di turno qua dice: Bush, salvate l'afgano convertito. Sempre che se ha convertito sta condannato a morte, no? L'afgano se ha convertito il cristianesimo e adesso che se la querela bisogna salvarlo. Sì. Salvarlo, mi faranno convertito. Ma lei ammazzi 50.000 persone, ne salvi una. Però è importante il simbolo, esatto. No? Esatto. Algeria finirà in cella per anni chi cerca nuovi fedeli cattolici. In Algeria. Adesso se che c'è sta diatriba, adesso no, è proprio sta nascendo sempre più forte, perché in realtà è uno dei noccioli che hanno messo in piazza, capito? Esatto, esatto, questi monotimi qua del Casarò, così la CIA aiutò Wojtyla a combattere il comunismo. Sì. Chi aiutò Wojtyla a combattere con lui? Questo qua è un dato ormai che è stato del Banco Ambrosiano. Sì. Ha fatto emergere, insomma. E dopo qua dice, e dopo faccio una domanda a proposito di un video che ho sentito prima. E comunque sul Gazzettino che per Rashidi, Salman Rashidi, scrittore, dice che i libri delle Fallaci sono ottusi. Non ho letto i libri di Lena Fallaci, ma ho letto numerosi estratti pubblicati alla stampa e ho ricavato l'impressione che si tratti di libri ottusi. Indubbiamente. E questo sono con lui. Indubbiamente. È anche stupido, ho capito, cioè esistono dei modi per portare avanti delle contraddizioni o anche delle lotte che sono più intelligenti, cioè non è mica detto che devi amare i musulmani, li puoi anche combatterli in maniera dura, ma fallo con intelligenza. Esatto. Cioè, sì, beh, e poi devi chiamarti un dio che è simile a loro, appunto. Ma il messaggio è che è un queste carriere qua sono fatte apposta, cioè per ingannare, non so, cioè, ci sono molti giochi che vengono coperti da varie parole, fa massa, perché certo. Fa vedere le robe che ha da vedere l'esoterismo, né, con due S, esatto. L'esoterismo e sotto che c'è anche una funzione ben più particolare, cioè che certe volte il fatto di proporre un cristianesimo più rigido lo serve a rendere più simile all'Islam. Sì, esatto. Dopo ho sentito prima a proposito del video e la festa qua del solstizio, dell'equinozio, no? Tristia, i Tristia di Ovidio, perché mi ricordo il libro di Ovidio, Tristia, i Tristia è qualcosa a che fare con le feste, con l'equinozio, sì. Non lo so, non è presente come perché testa. Se nominacqua praticamente Tristia. Sulle feste pagane del libro del fattore, no? L'equinozio di primavera se nomina il famoso Tristia, sembra che va bene. Beh, se tu prendi anche le bucoliche, ad esempio di Virgilio, pur essendo dedicate all'agricoltura, in realtà hanno un continuo riferimento alle ninfe e alle festività pagane. L'equinozio di primavera. Che si tratta di Aptis, la sacrificio. Aptis è la grande madre, Cibele. Sì, il sacrificio di Aptis. Ma queste sono, io ho già mandato anche in internet sulla lista paganesimo, tutto il discorso di Attis che muore, il pino che viene portato in processione, la resurrezione di Attis, perché non ci lo dimentichiamo, sì. Le feste, poi il riposo, e poi Attis e Cibele, esatto. Frigio Attis, quello Frigio di Attis e Cibele, Attis, sì. Bellissimo giovane santo. Erano esattamente le feste di questi giorni, e il 25 si concludevano. E allora, per curiosità, ho tirato fuori il libro di Ovidio, di Tristia, ho visto che appunto non lo collegavo col nome di Tristia, Come? Non lo collegavo col nome di Tristia, no. Che se non
Ma i tristi sono praticamente sono dei pezzi come delle prose, quelle sono delle... No, se sono quelli sono i giorni tristi di Atis morto. Perché ci sono dei giorni, cioè il primo giorno che muore Atis e viene portato con un pino, cioè si porta un pino in processione, non nel tempio, cioè l'entrata del pino nel tempio. Perché l'ho tirato fuori appena adesso, insomma, ho sentito parlare. Comunque dura dei giorni finché fine c'è la festa che Atis risorge. Sì. Muore tre giorni, non so se ti ricorda qualcosa. Muore tre giorni e poi risorge. Appunto per questo. E non ti ricorda niente quello. Mi ricordo. Non ti ricorda qualcosa, vero? Fra poco. Sentiremo le campane. Esatto. Mattina. E dopo risorge, dopo si fa festa perché Atis si è risorto. Esatto. Mi ricordo che c'era una famiglia qua vicino, no? Che aveva un cagnolino che si chiamava Atis. Ah, sì. Vabbè, vero? Dai. Ok, va bene, avanti. Ciao, grazie. Ciao. Pronto? Ciao. Vicino. Dimmi. Ciao, ma quando dici che telefonate di lunghi, dici che il telefono a casa, ma cos'è il... Tranquillo, tu di quello che devi dire, Alessandro, veloce e telegrafico, dai. Sì, l'emergenza dei boschi, detto che l'emergenza della democrazia, perché in Italia, in Grecia, se... si va a dimenticare che c'è emergenza che il comunismo, insomma i greci, i latini, i romani si associa spontaneamente, invece la cristianità li associa con l'ordine, il rigore, la disciplina. Allora lui dice che c'è emergenza perché si associa spontaneamente. È perfetto, chiarissimo Alessandro, no, giustamente tu richiami l'emergenza, è un dato importante, di conseguenza anche è un invito agli ascoltatori appunto di essere attenti alle cose che accadono attorno, proprio perché effettivamente viviamo un po' di emergenza non solo democratica, ma in molti altri sensi, in cui c'è proprio il problema per la società, per la cultura, per l'informazione, per la scuola. Il tuo richiamo all'attenzione è molto importante, ti ringraziamo per il tuo contributo per richiamare l'attenzione degli ascoltatori, benissimo, grazie Alessandro. Bene, va bene. Io vorrei anche parlare di un piccolo articoletto che può essere divertente, che non ha avuto un grande richiamo. È uscito un film che si chiama La notte in cui cade Baghdad. È un film girato nel Cairo e qui si parla di una certa Condoleezza Rice negli Stati Uniti, che è considerata appunto come il sogno erotico nel film egiziano Record di incassi. E questo appunto è la dimostrazione. Vai. Dimmi tutto. Era molto interessante quello che stava dicendo Francesco, sì. Comunque mi dispiace. Ciao. Mi dispiace aver interrotto. No, nessun problema. Vai, tranquilla. Allora, a proposito proprio di... Aspetta. Sì, la radio. A proposito, proprio parlando dell'Iraq e dintorni, tipo magari Afghanistan e zone, diciamo... Limitrofe. Sì, e dintorni, sì. Dove adesso ci sono questi eventi bellici, no? Allora si denuncia la scomparsa, mi sentite bene? Sì, sì, perfetto. 100 milioni di donne. Beh, è una realtà questa purtroppo che è tragica tutto il mondo. Sì. 300 milioni di donne. Allora, in Afghanistan praticamente qui si parla dei paesi dove il fenomeno è più marcato, cioè l'Afghanistan, dove i giovani si bruciano tra le fiamme per sfuggire ai matrimoni forzati, no? Sì. E per esempio in Iraq, che adesso ha preso piede il fondamentalismo dopo l'avvio della guerra, no? Perché prima era un paese abbastanza laico, e anche lì c'è questo, si notano queste persecuzioni, questi crimini contro le donne. Per esempio sono scomparse 50-60 giovani donne irachene perché erano state incarcerate, violentate dalla polizia irachena mentre alcuni soldati americani guardavano. Quando queste qua sono uscite dal carcere non sono potute tornare a casa perché
sarebbe stato un disonore per i loro mariti e magari non si sa che fine che facevano. Quindi hanno denunciato la scomparsa anche di queste. Sì, sì. No, ma è... Questo è il quadretto di quanto, delle conseguenze appunto di certi tipi di... O di quello che è successo in Algeria? Oltre... Sì, sì, oltre all'Algeria, oltre a quello che sta succedendo in Tunisia, oltre a quello che succede in India, oltre a quello che succede in Cina, oltre a quello che succede in Indonesia. In Cina 40 milioni lo so. Di donne, cioè o uccise già da neonate. Esatto, perché volevano il figlio maschio, no? Sì, figurarsi. Per, va bene, dai, non voglio. Sì, sì, no, è atroce, lo so. Sì, volevano il figlio maschio. Se tanto mi dà tanto quello, il pianeta come è stato ridotto dai maschi, mi sa che va bene, avranno anche degli strumenti potenti, ma il cervello è poco diventato. Sì. Mi spiace per voi. No, no, ma è terrificante soprattutto quello che sta succedendo alle donne in Afghanistan. Sì. Quindi non è che le bambine di 8 anni vendute per farle sposare a uomini di 50, 60 anni. Sì, ma uccidono, stanno uccidendo tutte le generazioni. E allora piuttosto queste le mamme e le figlie si danno fuoco. Sì, ci sono ribellioni da questo punto di vista, indubbiamente, e sono autolesioniste. Comunque 200 milioni di donne scomparse, che io penso che non sia uno scherzo, perché... giustamente si parla di dell'olocausto, dei 6 milioni di ebrei, di comunisti o di zingari o di tutto quello che c'era. Certo. Però di queste 200 denunciate, queste 200 milioni di donne scomparse, mi pare che... Guarda, insomma, il numero è poco. Sì, in effetti in tutta la storia ci sono stati dei genocidi spaventosi e sono dei genocidi spaventosi che vanno avanti anche in questo momento. Soltanto che te ne accorgi fra 10, 15, 20 anni che ci sono in corso. Sì. Perché tutti quanti non gliene frega niente, specialmente quando si tratta di gente povera, capito? Gente che non conta niente. Sì. E lo saprai fra 20, 30 anni se tutto va bene. Cioè anche di tutto il genocidio che è stato nell'America Latina, che sono centinaia di milioni di persone, e ancora non si è riusciti neanche a capire quanti ne hanno ammazzati. E non esiste scritto da nessuna parte. Adesso stanno di nuovo rivedendo un po' tutte queste scomparse, io ho visto l'altro giorno su Chi l'ha visto, che c'è una donna che cerca, non ho capito, il figlio, attraverso Chi l'ha visto, e quindi lì sono ripartiti a rifare tutta la storia, anche sia del regime e sia di questi scomparsi, e qui viene fuori anche, si evidenzia anche la responsabilità, come dicevi tu prima, delle figure religiose. Sì. E penso che anche nella prossima puntata, se tu hai occasione di guardare Chi l'ha visto, penso che ripeteranno, andranno avanti con la storia anche di quel periodo, di questo generale Videla, mi pare. L'Argentina, sì. Sì, e godeva di protezioni. Spaventose, faceva quello che voleva. Soprattutto da parte italiana, dalla massoneria, sì. Dalla P2, e infatti denunciava appunto questa signora che tanti si rivolgevano all'ambasciata italiana. Esatto, però non gli fregava niente. No, è che l'ambasciata italiana, diceva questa signora, che erano praticamente era massoneria, e lì poi veramente non si sapeva più niente di loro, no, dalla padella alla base, insomma, ho sentito una roba del genere. Sì, cioè, sì. Sembra che le responsabilità pesantissime della P2 in tutta la faccenda, che è... la storia dell'Argentina, delle madri della Plaza de Mayo, insomma. Sì, sì. E un'altra cosa volevo dirvi, sempre a proposito di questa misoginia nostrana, anche in questo caso ho visto un sublob, sì? Un flash, un attimo, un episodio, c'era il signor Buttiglione, sì? Che rispondeva a un'intervistatrice dicendo: ma che cosa pretende?
niente, e questa qua è stata stuprata, va bene, come andava via? Era in minigonna, era con la... Devo metterti giù adesso, sai. C'ho il viso. Scusami, però non avevo no. Lo so, ce l'ho io purtroppo qui. Ecco, va bene, insomma, okay. Dai, ho fatto la mia filippa. Perfetto. Ciao carissima. Ciao. Niente, chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria, appuntamento. Vi do appuntamento per questa sera. Parleremo di Paolo di Tarso. Francesco. Ciao a tutti. Vi ricordo per sabato. Ciao.